cattiva idea. Sì, cioè noi avviamo, non funziona e facciamo ripartire, non funziona e rifacciamo ripartire. Ecco, adesso gli scrivo F5, vedrete che funziona. Non riesco neanche a Na scrivere. freca. Una frecca, una Come frecca, diciamo in Abruzzo, na freca. una frecca, ma frecca ti è collegato a freca? Cos'è Sì. la frecca? È È l'organo tutto sessuale? questo microcosmo. Ma neanche tanto micro, guarda che metà delle persone che conosco sono abruzzesi a questo punto. Conosci persone No, selezionatissime, siete proprio. tu, Maderna. Ma siete metà delle persone che conosco automaticamente. Oh, tutto giusto. Niente, era OBS che si era svegliato male. D'altro canto, appunto, come dicevo, siamo venuti da uno stream del Commodore 64, no, uno stream di registrazioni per il Commodore 64 Advent Show, che sono un incubo, come potete immaginare. Sono il mio peggio. Perché faccio? Lo faccio veramente il regalo di Natale all'amore per tutti. Perché da fare è tipo un cilicio. Poi Dan mi consiglia giochi di me. No, vabbè, lasciamo stare. Amiche ed amici da Canon Visual Productions, benvenute e benvenute a questo stream in cui noi prendiamo delle cose che non c'entrano tanto tra loro, e cioè proprio giochi che hanno cose che non c'entrano niente. Per esempio, facciamo partire subito a caso una cosa, adesso ovviamente schizzerà tutto. Tac, eccolo qua. Babic, mica ti offendi se ti dico che non vedo il video. No, come non vedi il video? Non vedo il video. Veramente? Non vedo il video, no. Vedi un po' se devi condividere qualcosa. Vita di merda. Allora, fammi guardare. No, è tutto giusto, ma è normale, guarda, Dio vai. In buono, onda. Ora lo vedi. ora ti vedo, sì. Ora lo vedi. Vediamo adesso, interessante vedere se allora adesso comincia a scattare. Questo potrebbe essere Sì, infatti, interessante. vediamo un po'. Allora, cose che non c'entrano niente tra loro. Lo sci e Horace. Questo è il primo tema che vedo mi ha lanciato. Come sapete, il gioco è che Dan mi manda delle immagini, delle cartelle, ma io non guardo dentro la cartella, quindi non so cosa c'è. E il titolo di questa Allora, cartella. l'idea di base, Babic, è quella che avevo immaginato io, Sì. erano giochi che rispetto al loro pedigree, al capitolo precedente, ad esempio, non c'entrano niente. Horace Goes Skiing, per esempio, non c'entra niente con il titolo precedente, ovvero Hungry Horace, scritto nel Certo. 1982 da William Tang, eccetera, eccetera, eccetera. Il secondo capitolo di una saga che nell'83 penso sarebbe continuata con Horace and the Spiders, eccetera, Certo. eccetera, eccetera. E poi ricordiamo Horny Horace, lo spin-off lo spin-off Certo. erotico, molto bello. In realtà potevamo osare di più e Ah sì, ah andare sì. in modalità full Zambani, perché noi abbiamo una modalità full Ah Zambani. sì? E Eh beh sì, non qual è? l'attiviamo spesso, con Benny Bunny, che sarebbe praticamente, diciamo, il grandfather, il gran visir di questi giochi, dove ogni capitolo differisce dal precedente e dal successivo, che prende una delle primissime non mascotte dello Spectrum, erano tutti giochi sullistati che apparivano su riviste come, un attimo vado a mente, no, Sinclair User e Sinclair Program di IMAP, prima ancora che si chiamasse IMAP, quindi tipo nel 1982, c'era questo talentuoso coder che era, mi sembra si chiamasse T-Sherwood, e mandava ogni volta questi listati chilometrici dove il protagonista era questo Benny Bunny, ed erano tutti giochi ispirati agli arcade dell'epoca, quindi c'era uno simile Dig Dug, un altro per esempio si rifaceva Attic Attack, roba varia. Ma questa è la modalità full Zambani che mettiamo da È troppo, parte. potrebbe È troppo, veramente è troppo. far esplodere tutto. Allora, l'aurora boreale localizzata interamente in casa di Danilo. No, sono gli sbirri. Sono gli Sono sbirri. gli sbirri, Qualcuno ce l'ho fuori. si chiedeva cosa fosse. Carichiamo uno snapshot. Tanto anche è tornata la magica latenza. La magica latenza. Io so perché. Guarda, adesso vado qua. Vado su il gatto. Faccio proprietà. E scoprirò che lui è tornato. No, FPS elevati, ma lui ha deciso che ha una latenza di 50 mm. Vabbè, Ma insomma, magari è non. colpa del mio video. Togli la mia faccia che non serve a nulla, No, è non è colpa del inutile. tuo video, è colpa della vita, è proprio che è tutto senza senso. Ok. Allora, tanto. Mi si è frizzato tutto, non funziona più. Perché? Perché funziona? Che vita di dolore. È veramente incredibile, cioè, era tutto pronto per Che partire, sofferenza. ma che soffermo. Ma perché? Io ti ringrazio solo veramente che tu.
ti metti ad accompagnarmi in questa Ma Bitch, che specie di... cos'era quell'LCD che hai mostrato prima, intanto? Ah, bravo, quello del CD come è stato prima era questo qua, si chiama Galactic Twin Invaders, mi fa compagnia da diverse settimane sulla scrivania e non so bene perché, devo ancora capire Te l'hanno esattamente... regalato? No, tipo non ho capito se è un regalo o se tipo devo Io ricevere. volevo counterizzare Sì. con questa, con questo piccolo amico. Cos'è? Ustimenti, ma quello è Splatterhouse. Che bello, ma... L'LCD di Della Splatterhouse Namco, tra l'altro, Namco, funziona. ma è sviluppato da Vari, che Vari sarebbe uno sviluppatore specializzato all'epoca per delle conversioni per sistemi domestici. Suo, per esempio, è Undercover Cops per Super Famicom. Sì, molto buono. È bello Ed come si... sì, è una piccola gemma. Sì. Ho visto che avevi un LCD e allora ho detto: sai che adesso È tiro molto, è fuori il molto... Adesso tiro fuori... mio LCD. Esatto. Il tuo CD Ho nel frattempo... 45 anni, ma perché faccio No, è queste bellissimo, è nuovo o ce l'hai da un po'? cose? Relativamente nuovo, lo cercavo da tanto tempo. Ora, dato che sta cominciando a diventare un attimo costoso, ho deciso di fare la follia e prenderlo adesso. Ma praticamente il trucco, fammi capire, il segreto della vita, intanto che non funziona un cazzo. Comunque è incredibile, poi niente, ma intanto parliamo. Quindi il segreto è a questo punto cercare di prendere roba non quando costa poco, ma quando costa ancora tanto, ma non tantissimo. Questo è... Allora, solitamente il mio segreto è sto a posto così, perché tutto quello che volevo a livello retro videoludico l'ho comprato durante gli anni. Quindi roba tipo, non so, Panzer Dragoon Saga, che adesso la versione americana va via per qualche migliaio di euro, io l'ho pagato 90.000 lire, per esempio, all'epoca. Per 90.000 lire. dire. Scusa, cerco un Però con... questo qui Cerco... effettivamente mi sfuggì, sai che io sono un grande fan di Splatterhouse e ho detto, ma niente, se aspetto ancora un po' va fuori dalla mia portata, lo prendo Ma è adesso. anche bello da giocare? Beh, Insomma, se... è Splatterhouse, quindi me lo faccio piacere. Ecco. Comunque, ti potrà far piacere sapere che nel frattempo il mio mister è collegato solamente a periferiche Bluetooth. Vedi queste periferiche Bluetooth? Ecco, il Sì, mister sono molto funziona, belle. ma ha deciso che non vuole più ascoltare le mie periferiche Bluetooth, quindi non ho nessun modo di interagire col mister, che si è chiuso in una specie di enclave dorata. Devo trovare un controller wired. Questa è veramente una serata all'insegna della merda, perdona. Niente, non mi sente. Babic, Babic. Che trovare un cazzo di... Ma tu pensa alla forza che abbiamo a non bestemmiare comunque, cioè, nel senso, adesso parte tutto, ci sono streamer che sarebbero crollati sotto colpi Sì, molto più leggeri, effettivamente. no? Molto più leggeri, cioè. Grazie, grazie che mi ami platonicamente, Survival of the Wisest. Oh, allora, eccoci qua, finalmente, dopo 20 minuti 30. No, è un record, perché sono 21:52, abbiamo ancora un'ora di stream, Dan, quindi... E tutto questo per giocare a Always Go Skiing. È bellissimo. Oh, games, andiamo a cercare cosa stavo Magari caricando. non c'è ed è veramente Non golden. c'è, benissimo. Z80. Allora, andiamo a vedere. Horace. Ah, aspetta, tra l'altro poi mi fa impazzire perché c'è una latenza, vabbè, è bellissimo. Oh, guarda qua, c'è tutto quello che vuoi. Elvira, Hocus Focus, Hopper, Hormigas. Hormigas e Horace, guarda, quante versioni vuoi? Le ho tutte. Ho tutte le versioni We di have old Horace. games. Esatto. Ah. Aiuto. Lo senti il Natale psicopatico che ti chiede? Sta esplodendo tutto. È un problema perché ho svegliato anche i vicini, penso, a questo punto. Perché Siamo c'è 100 anni in due. il Allora, volume... Horace deve andare ad affittare gli sci. No, che Prima di se... tutto. No, aspetta, aspetta, Ores, aspetta. In questo simil Frogger praticamente. E dopo, una volta che ha gli sci, deve tornare sulle piste
farsi una pista. Sto impazzendo perché ho due volumi laggati con dei beeper fortissimi di sto maledetto Oris de merda. Allora. No, non voglio resettare lo schermo qua perché serata già golden. No, lo schermo sta impazzendo, smetti. C'è il volume tipo a palla che non puoi capire, una violenza inaudita. Mi sta proponendo di cambiare, di mettere splendid mode video, il monitor. Non è quello che voglio. Voglio solo il volume. Il volume. Il volume! Sta luppando tra colori. Vabbè, vaffanculo. Allora, pazienza, c'è un volume un po' forte in casa. Cioè, non è che posso stare qua. Ok, allora. Nel frattempo non funziona più. Ecco, ce l'ha fatta. Benissimo. Bad look, bad luck, skis broken. Allora, come si gioca a sta roba? Allora, praticamente il gioco è in due parti. Quindi il nostro amico William Tang nel 1982 chiaramente gioca Frogger. Sì. Quindi comincia a giocare, Babic, con tutto il tuo entusiasmo. Non posso perché la tastiera non funziona. La tastiera non funziona. Allora, è una serata ever. È una serata importante. Allora, tu sai che con Fabio e Bellotta, una serata tra Fabio e Bellotta sarebbe andata liscia. Sì, naturalmente. Cioè, funziona. Press any key to play. Vedi, press any key. Adesso devo anche andare a cercare una tastiera wired, ma non quella dello stream. No. Saltiamo al prossimo gioco. L'abbiamo visto la demo. È uguale. Horace attraversa la strada per affittare gli sci. Ma è uguale. Tanto tutti torna sulle piste e dopo gioca a slalom brutto. Tutti i giochi ci chiederanno prima o poi di, capito, di matchare, di usare una tastiera. A meno che non andiamo sulle console. Non give a fuck. Sceglieremo altri giochi. No. Aspetta. So dove prenderla, prendo in camera di Linda, sta dormendo, ma pazienza, arrivo subito, torno subito. Bene. Benissimo. Allora dai, che bello Horace, che cosa brutta che ci stiamo perdendo. Che anche col motto no money, no ski. Comunque uno potrebbe farselo tatuare sul braccio, effettivamente. Bene, nel frattempo giocherò all'LCD Splatterhouse, dato che qui. Adesso sì. Ah, tra l'altro sto usando il mister a batteria perché sono un cretino. Quindi adesso attaccherò questa cosa qua e non funziona più niente. Allora, perché ci sono due diversi, tra l'altro, dongle? Io sono una tastiera, come faccio a avere due dongle? Forse facevano interferenze due dongle. Vediamo. Attenzione, colpo di scena. Ai! Adesso sì. Adesso sì che eccoci. It's time to Horace. Bene. Come si gioca? Così. Allora, praticamente tu devi attraversare la strada per andare ad affittare i tuoi sci. Una volta affittati, devi tornare sulle piste. Sì. Senza farti una pista. Sì, che sono verso l'alto, giusto. Ho schiacciato un tasto e è andato in pausa. Adesso vai a trovare tu il tasto che... Un pausa, trovato. Avrei dovuto... Ecco, ok, ho trovato i tasti. Allora, sinistra e destra sono I e O. Fantastico. Quindi sicuramente la P no. Quindi saranno... Adesso trovo il tasto quindi, per andare secondo su. La logica della serata, una serata che non ha logica, ricordiamo, questo gioco è totalmente differente dal precedente Hungry Horace perché quello era un clone di Pac-Man sostanzialmente. Invece Horace and the Spiders, quello successivo, è un platform che a me è sempre ricordato, in qualche modo, Spike per Vectrex, uno dei tuoi giochi preferiti, Babic. Bello, quello che quel sample vocali. Sì. Allora, non posso andare in giù, quindi devo riuscire a beccare il momento in cui vado sempre in su. Non trovo il tasto. Vabbè, c'era bisogno di un handicap. Sì, perché se no era troppo fatto. Dio, madonna, Dio! Dov'è il tasto per andare in giù? Non lo so. Cosa trovo? È una tortura. È la tortura dei videogiochi, capito? È la tortura dei videogiochi. Sorry, no money, no ski. Questa è una grande verità. Dicendo, questo è veramente un motto favoloso. Cioè, se io fossi tipo Alberto Tomba, me lo farei tatuare, non so, su un braccio. Allora, i giochi sono Q-O-A-P o A-Z-P-L. Va bene. Q-O-A-P... Questo ti posso dire subito che è I e P, sinistra e destra, quindi già non è vero quello che hai detto. Aspetta, però ho trovato per andare in giù.
Quindi ho trovato anche. Ok, ce li ho, ce li ho, ce li ho, ce li ho, ce li ho. Sono QZ. Vedi, QZ. Ma tanto è difficilissimo, Dan. Non so, ti rendi conto la velocità in cui si muovono questi cretini? È folle, folle. Al primissimo livello del gioco. Ho abbassato. Sono i giochi di una volta, baby. Ma che giochi? I giochi del. Ecco gli sci, fielme. Tutto questo per andare a sciare, cosa che non faccio tra l'altro da 10 anni, non vorrei dire, però. Perché poi a un certo punto costava. Tac! E adesso? E adesso slalom. È uguale, è bellissimo. E adesso tu giochi in casa, Babic. Sì, cosa devo fare? Andare giù? Ah, no, devo passare tra le. Totalmente downhill slope. Ha detto lucky ski still ok. Quindi c'è anche la possibilità che se hai fortuna, tipo tiro di dadi, tiro salvezza, non rompi gli sci. È affascinante. Fantastico. Però. Molto bello. Ma devo passare in mezzo alle bandierine, giusto? Lucky, sì. Ski is still ok. Tra l'altro ski è una cosa sola per lui, non sono due gli ski. Sì, sì. Com'è in inglese? Ski per loro è paio di sci, vuol dire ski. Cioè ski are... No, vabbè, insomma, mi sto chiedendo... Chiediamo a qualcuno più acculturato di noi. Ma quindi sono randomizzate le bandierine. Ma sto facendo punti o no passandoci in mezzo? Sì, direi di sì. 10 punti, è anche ricco. 10 punti, taccagnissimo. No, bad luck, ski's broken. E quindi devi tornare a riaffittarli, no? Ok, direi che possiamo passare avanti. Peccato, perché mi stavo cominciando a prendere bene. Mi stavo inscimmiando. Sì, ormai sul tavolo c'è una mole di hardware completamente senza senso. Tipo senza senso. Computer, robe, cose che parte da qua. Io vorrei ricordarti, Babic, che le cartelle che ti ho mandato hanno tutte quante un nome. Sì. Allora, il nome della prima cartella che mi hai mandato era questa qua. Era proprio... Mi avevi detto... Ah, questo è lo sport invernale che tanto ami. Sì, la cartella, la master cartella si chiama Serata cazzo di cane, se devo dirla tutta, però. Allora, vediamo cos'è questo invece. Urca miseria, questo è grosso, eh. Questo è grosso. Questo è sparato, sì. Fighter's History, però non ho fatto in tempo. Fighter's History Mizoguchi Kikipatsu. Mizoguchi Daiboken. No, cos'è Mizoguchi? Quindi Daiboken? Qual è il nome della cartella, Bavi? Il nome della cartella. Ma lo vedo già lì in fondo, se non mi sbaglio. Il nome della cartella era. Oppure questo è il corridore atomico che non è il corridore atomico che ricordo. Non so perché mi ha scomposto tutti i nomi della cartella, perché non funziona niente. Ah, fa niente. Tu fa li niente. Hai però, quello era il nome della cartella? Ti chiedo tanto. Vabbè, mi stai facendo lavorare, sei pazzo. Questo non è il corridore atomico che ricordi, Babi. Sì, questo non è il corridore atomico che ricordi, esattamente. Quindi sostanzialmente, sempre per la serata fuori posto... Esatto. Questo è una conversione, un adattamento di Fighter History Dynamite, il secondo, certo. Fighter History sviluppato originariamente per Neo Geo, un adattamento per Super Famicom, con un numero risicato di personaggi rispetto all'originale, anche perché a livello di memoria non poteva certo andare incontro alla mole di una cartuccia per Neo Geo, ma con alcuni cambiamenti, come ad esempio mosse nuove, mosse... ribilanciate e questo personaggio extra in più che sarebbe Chernov Atomic Runner, che tu prima di adesso conoscevi ovviamente per il gioco di piattaforme, e qui ti ritrovi in modalità fighter. In realtà è il final boss, e non ci arriverai mai perché questo gioco ha un'intelligenza artificiale sadica. Non ci arriverò mai per un'altra ragione. Sì, vedo, no Sainer. Fatica. Che fatica. Potrebbe essere la serata in cui giochiamo solo a Ores No Sai. Perché attenzione, la cosa bizzarra è che prima aveva dato mode non supporter. Infatti il monitor mi ha detto out of range. Don't ask. Non ha nessun senso che questa cosa succeda. Super Nintendo. Anche super perché Nintendo. Fino adesso i giochi Super Famicom li hai streamati alla grande. Ma oggi è una serata diversa. Oggi c'è one moment please. Adoro quando dice one moment please. One moment please. Vabbè, intanto mentre lui pensa al da farsi, che posso già anticiparti, non funziona. Prendo una certa, mi metto gli occhiali. Disattiva. Comunque c'è stata una sera in cui a Bellotta non funzionava niente. L'ho visto un po' affranto. Ho detto, guarda, l'ho lasciata lì perché cioè, non andava niente. E ho detto, ma no. Ma noi invece continuiamo fino alla fine. Però in questo momento, se devo dire la verità,
soprattutto perché adesso non funziona più niente, un pochino la sensazione di dire se andasse tutta questa tecnologia a fanculo e andiamo a dormire. Esatto. Allora, Cucu, grazie. Autofregge quando la risoluzione è troppo alta o troppo bassa per il monitor. Sì, ma non ha senso perché è la stessa risoluzione. Addirittura ho messo lo stesso INI che avevo prima e non quello che uso sullo schermo piccolino per essere sicuro che non ci fossero problemi. Ma no, non funziona così. Non funziona così. Quindi dolore. Dolore e anche un po' di stupore. Sì, va bene. Dai, Babi, ci domani. No! Eh no, adesso innanzitutto non funziona più il mister, quindi la sensazione è bellissima. Quindi adesso stappo lo champagne, stacco proprio. Vedi che ha reagito, è diventato one moment, please. Stacco anche questo cavo del mister qua. Mi sembra essere Frankenstein, una serata in cui abbiamo giocato solo. Cosa avete fatto ieri sera? Abbiamo giocato Our Oris Go Skiing dopo un'ora di. Allora. Non era male. Non era male. Tu sai la storia di non era male, forse non lo sai, però quando lavoro in redazione c'era un nostro collega di cui non farò il nome, che un giorno arrivò molto entusiasta e dice: "Ah, ho visto un documentario sui leoni che si accoppiano, non era male." E questo non era male. No, perché lui era entusiasta del documentario in sé, no? Però ovviamente sembrava che fosse un pervertito che in qualche modo. Non era male, ma proprio l'aveva detto come dire: non era male. Sì, uno che si è uno zoofilo, diciamo. Quindi adesso io disattivo questa cosa qua. Me gusta. Esatto, esattamente. Era l'antesignano del me gusta, praticamente. Lui dice: ah, vabbè, comunque. I got good vibrations per questa serata, Dan. Com'è passato? Niente, non è passato. Hai lavorato oggi o no? No, non ho No, meno male, lavorato. meno male, meno male, almeno quello. Neanch'io. Ho fatto registrazione dell'Advent Hai fatto Show. l'Advent Show, Sì, quindi in parte hai lavorato. distruggendo completamente. Ma che attacca il MAME? Ma secondo te io con questo computer posso attaccare il MAME? Questo computer si fonde con il MAME. Paradossalmente quello prima funzionava benissimo. Potrei attaccare lo switch, toh. È una roba. No, Roba. perché è anche una bella Vabbè, serata. no, Blind Run intanto l'abbiamo giocato, però serata acquario. La roba. È una roba, scusa, eh. Allora, non funziona niente. Tanto qua, state a fanculo. Serata sostitutiva Clockwork Acquario. Ma poi non si accende neanche più il mister. Quella sensazione bella sulla pelle, tipo dire, ah, forse ho anche distrutto il mister, no? Quella cosa lì. Qua no sign. Con le Mister. board che non si trovano più, tra l'altro. Veramente? Si pare. 10 nano? Non si trovano più? Oh! Niente, non funziona più. Va bene, allora, appurato questo, mi libero un attimo di questi cavi, di questo groviglio di cavi senza senso che ho creato portando le cose al volo. Vabbè, mi sta trollando, scusa. Cioè, nel momento esatto in cui dico, funziona! Scusa, Ora guarda, funziona. si era acceso. Nel momento in cui ho detto, basta, vaffanculo, funziona. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile, non ha senso tutto questo, funziona perfettamente. Oh, allora, dicevamo, cosa vogliamo fare? Vogliamo riprovare la sorte col Super Nintendo? Oppure. Allora, guarda Babic, io ti Sì. dico semplicemente che se salti il Super Nintendo, Sì. salti anche la cartella 3, il cui nome questo non è l'amore omosessuale che cerchi, Babic. Ah Quindi no. fai tu. Vediamo cos'è almeno. Ah, no, non va bene, non si può Non saltare. credo. No, Choaniki non si può saltare, non si può saltare. Questo è Choaniki liscio, è il primo? No, questo per Super Allora, Choaniki, come ben sai, nasce su PC Engine. Come Sparatutto, no? Dove ci sono Itaden e Benten, due personaggi che trovano e utilizzano come orbitali due omoni muscolosi, ovvero Eidon e Samson. Il fatto che tu sappia anche i nomi Hanno. comunque mi rasserena sul fatto che sei particolarmente fluido questa sera. Sì, dicevi? Sì, sono fluid. E questi personaggi hanno così tanto successo che diventano i protagonisti del gioco successivo, quindi Ai Choaniki. Ma in che senso Quindi successo? super fratelloni dell'amore, cioè grande nome, porca Cioè, miseria. veramente i super fratelloni dell'amore? Il nome Sì, della cosa? Ai Choaniki, sì, Vabbè, esattamente. ciò certo è Super, sì, superlativo. esatto. Aniki, come nei manga porno che tanto ci piacciono.
Ma non è Onichan, io rimasto Onichan. E praticamente questo terzo capitolo, sì, uscito per Super Famicom nel 95, quindi figurati, nel 95 se volevi scrivere un gioco per Super Famicom di successo, deve essere un picchiaduro per forza, e non è uno sparatutto come i predecessori, ed è un picchiaduro uno contro uno che è definire bizzarro e riduttivo. Mm. Sempre per il leitmotiv giochi che non c'entrano una mazza con i capitoli precedenti. Ecco, e tra l'altro... Pensa che brutti ragionamenti sto facendo, ho fatto durante questi giorni. Anzi, stasera quando ti ho chiesto, sì, ma... Babi, ci hai preparato qualcosa? Il cazzo! No, comunque niente, il Super Famicom è morto. È morto? È morto, va bene. Allora, io dovrei, per riuscire... Sembra, se è la fiera dell'est, adesso, per riuscire a far funzionare, io dovrei probabilmente cancellare un Nini, perché ho capito, perché non... Il mister ha delle voci video mode, ma non basta, perché se tu setti dei settaggi a parte custom per le console con dei modi grafici specifici, lui quelli li tiene. Quindi, quindi non funziona per quello, super, non funzionerà mai Super Nintendo. Mi sto privando di cose molto importanti. Quindi io adesso, se solo sapessi dove ho messo questa chiavetta che ho messo qua, stacco il mister, occhio. Tanto non ha importanza, perché il tuo sapere, le tue informazioni che mi stai dando su Choaniki sono più importanti di Choaniki. Cambiato la vita. Sono più importanti di Choaniki stesso. Cioè, secondo me, in un mondo. Ieri sera ho guardato un film che si chiama Magic. No, Babic, a parte il fatto che la serata Choaniki la dobbiamo fare. Sì, appunto. Sì, se proprio, cioè, solo Choaniki. Oh, solo Choaniki, per forza. Sì, 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 sì. È giusto, è giusto. Allora, adesso. Ho messo la chiavetta del mister dentro nel computer. Tra l'altro possiamo fare un mega assist, perché comunque Choaniki, sai, della Masai, Masai. Certo, quella che ho chiamato Masna per tutta la vita. Sì, sì, anche io. Probabilmente è colpa di Marco Letta, che quando ha fatto una delle recensioni, non ricordo di quale gioco, su The Games Machine, probabilmente è colpa sua. Ah! Anche io lo chiamavo nella stessa maniera, temo, proprio per colpa di... Mi sa, Assault Suite Vulcan. Oh. Su The Games Machine lui aveva scritto che la software house era la Masna. Oh, allora non sono pazzo. No, non sei pazzo, quindi probabilmente per lo stesso motivo l'abbiamo iniziato. No, vabbè, ma è fantastica sta cosa, tu mi stai cambiando la vita, cioè non sono io scemo. È praticamente lo stesso grafico di Choaniki. Sì. È lo stesso che ha creato l'aspetto grafico di Wing of War, conosciuto in America. Io non lo so pronunciare, Babic. Comunque, Ginoug. Certo, Ginoug. Sì, lo sparo tutti. Ginoug. Io non sono in grado di pronunciarlo, vedi? Sto diventando pallido al pensiero di dover pronunciare questa cosa impossibile. Ginoug. Ginoug. Allora. E quindi con abile assist possiamo anche coprire altri giochi. Quindi allora, serata Choaniki sicuramente la faremo. Allora, non è un problema. Il vero problema è che adesso mi è entrato. Sai quando metti l'SD del mister dentro il mister, dentro quella fessolina, ma sbagli e ti finisce dentro il mister? Ecco, mi è appena finita l'SD dentro il mister. Quindi adesso devo prendere tutto il mio pacchetto mister, che come sai è composto da un televisore. Ecco, è uscita. Perché il mio mister è incollato, cioè forse non avete capito, ma il mio mister è incollato a un televisore, vedete questo televisore? E questo è il mister. Ah, è vero, perché questo è il tuo package da... Esatto, vedete che c'è una power bank sopra incollata, un mister sotto, ed è comodissimo da usare, perché... Madonna di Dio! Ecco, quindi, aspetta, forse se tolgo il power bank... Ah! È più facile... Hai convinto qualcuno dei grandissimi illuminati che lavorano con te, come ad esempio Surgo oppure il Magister, a comprare un mister? Ma allora, stavo per convincere Marco Calcaterra de Sangre, che un giorno mi ha detto: senti, ma sono una brutta persona se non prendo il mister. Però lì mi sono sentito in colpa e gli ho detto: no, guarda, sei una persona normale, perché il mister è per psicopatici. E lì un po' si è sentito offeso, secondo me, perché, come dire, ma anch'io volevo essere psicopatico anche lui. Esatto. Quindi, Calcaterra poi un po' rimasto male. Ho attaccato non il mister ma lo schermo della televisione al mister, intanto mi sta tornando sul minestrone di verdura che ho mangiato a cena. Io credo che sia una serata completa, però una buona notizia che adesso guarda, adesso vedrai che funziona. Sì. Adesso vedrai che funziona, tra l'altro il titolo di questo stream, vorrei segnalare. Allora, che è la mia brutta faccia che sta rovinando tutto quanto. Se io no, non c'entra niente. Muoio...
A meno che tu non riesca a introdurre la tua faccia dentro l'SD del mister, dove io ho messo degli INI che ho corretto, ma senza correggere la parte rilevante di sto cazzo, che non funziona comunque niente. Ma adesso io stacco il gato, lo riattacco, sto sudando come un deficiente, e tutto perché? Per fare due chiacchiere con te, Dan, perché alla fine è un pretesto. Ricordiamo una bellissima che serata, bella cosa, Bavis. Che bella cosa, una serata con Zambani bellissima, in cui non funzionava assolutamente un cazzo. È stata una serata molto piacevole, sul momento ero un po' agitato, poi riguardandolo ho detto, ma in realtà sono state delle belle chiacchiere, è ma stato sì, tutto bello. Sì. Abbiamo parlato di ciò, di Horace, sì, abbiamo di Fighter History, abbiamo parlato un po' di tutto, quindi sta a posto così, dai, pace. Ma anch'io ero affranto, Zambani, sul momento, ma poi la verità è che la vita va avanti, relativizzi, guardi meglio e dici, ma sì, ma che cazzo me ne frega, abbiamo guardato, abbiamo fatto due chiacchiere, abbiamo parlato di ciò, Niki, abbiamo anche appunto mostrato il nostro lato più fluido, basta con questa mascolinità tossica, guarda qua, guarda qua, cioè guarda che bellezza, cioè qui c'è tutto, cioè, perché c'è anche c'è un tutto. Buco in testa lui, tra l'altro. Adesso Sì. io sono... Allora, Sì. il buco in testa, Babic, ora perdona l'ennesimo assist, ma è in realtà la bocca di fuoco dal quale esce il Man's Beam, che è il nome del fuoco di Samson Hayden. È bellissimo, cioè il Man's bellissimo. Beam. Esatto. Tra l'altro in triestino il Beam Beam è il pene, quindi è perfetto. Ah, ottimo. Sì, questa è un'informazione che ti quindi volevo è tutto dare. Correlato. Ma invece quando dici frecchete, quella roba là, la frecca è l'organo sessuale maschile o femminile? Nessuno dei due. Non riesco a capirlo, Babic. Devi sapere che noi abruzzesi ce l'abbiamo nel DNA. Quindi di base noi nasciamo e diciamo frecchete. Ah, ok, ho capito. Con questa precisa cadenza. Non sai. Vabbè, allora adesso io devo fare di nuovo quella scenetta di prima di alzarmi perché il mister funzioni. Perché se no il mister continuerà a non funzionare, che Dio lo fulmini ora. Cioè, perché devi fare questa scenetta bizzarra? Ti ho cambiato linee, ti ho pulito le mutande, ho fatto tutto quello che volevi. Stupida macchina. Va bene, mentre il mister non funziona, io sono... Vabbè, dai, switch, clockwork, no acquario. Va bene, vado a prendere. Aspetta, devo liberarmi da questo... Davvero, lo facciamo? E che devo fare? Cioè, non... Tra l'altro, devo trovare... Non funziona. Poi vediamo se funziona. Perché secondo me a questo punto è andato in bomba il gatto. L'ho cambiato, l'ho girato. Il mister ha una spia rossa fortissima che lampeggia. Ma questo è perché io sono un deficiente che continua a usarlo col power bank. Perché? Perché? Mi si è agganciato il controller del questo alla cuffia. Sono prigioniero, non riesco. Ah, aspetta. Se vuoi fare veramente acquario, come ben sai, tu da grande super esperto lo finisci in 20 minuti, ma anche di meno. Quindi in 20 minuti in qualche maniera abbiamo salvato la serata. Non so neanche dove metterlo. Abbiamo salvato il Natale, Babic. Allora, quindi adesso prendo. Ecco, mi sono tornato. Ho un po' di problemi giusto logistici. Willkommen. Dio, allora, niente, stacchiamo tutto qua, perché sennò impazzisco, sto veramente facendo fatica e non è bello sotto Natale dire queste parole verso il divino. No. Una cosa sgradevole che Dio delle città e dell'immensità. Anche se lo stiamo pensando. Beh, da qualche ora. Ok, adesso ho attaccato lo switch, ok? Va bene. Vediamo se funziona. Allora, io ho attaccato lo switch. Quando tu attacchi lo switch e poi lo metti nella sua sede. Ah, devo attaccare anche la corrente, hai ragione. ho il trasformatore in mano dello switch, capito? Cioè, non funziona, ma perché non riesco? Non c'è segnale video. Perché? Ah, ma tu pensa la tristezza se noi preparassimo le cose. Hai ragione. Effettivamente. Hai ragione.
Allora sarebbe triste. Io quella selecta te l'ho fatta in, non so, 10 minuti, immagini comprese. Quindi non abbiamo perso nulla, quindi abbiamo vinto comunque. Immagini comprese ma non compresse, per quello non abbiamo perso nulla, se non sarebbero state lossi, invece sono lossless, lascia stare, niente. Questo complesso, chi ti fa un gioco di parole mentre avvita un pad della merda? Ok. Allora, sei il numero uno. Guarda, e tu sei... caduta la cuffia, e tu sei il numero uno dei numeri uno, quindi questi non sono i seguiti che tanto desideravi, Babi. C'è una cartella che ti sarebbe piaciuta. Dio, era, lo so già, ti dico già dentro c'era Vindicator, Bomb Jack 2 e forse anche quella zozzeria maledetta di Renegade, e c'era anche Strider 2, erano ben 4. No, vabbè, questi devono tornare però. Ok. Adesso. Bene. Vedi, come è possibile che lo Switch funziona subito? Cosa mi vuoi dire? Che differenza c'è tra la tecnologia consumer Nintendo e... E cazzo di mister maledetto. Non voglio dire niente. Non voglio dire niente. Ecco, va bene. Allora, giocheremo a Chouaniki su Switch? No. Esiste? No. Ma forse sì, in Giappone, va a sapere. Magari lo store giapponese, che ne sai? Esatto, magari sì. Allora, è il gatto. Il gatto, abbiamo questo bellissimo Switch tagliato. Però in effetti è acquario e 4 terzi, quindi forse ci dice giusto. Forse ci dice giusto. Devo prendere il controller dello Switch. Ma che vita strana che facciamo comunque. Sì, stasera solo sofferenza. Per ora laggate. No, dai, non mi dire così. Allora... laggano adesso e ongoing, per ora laggate, che non è bisbeci, che è quello che è settato per essere usato sul tuo display ora, non dare la colpa al mister. Ah, allora Hades, no, cioè adesso stiamo laggando, no, non funziona più, non lo so, questo è, cioè, ce lo diranno loro, che è incredibile. Speedrun di Hades, ma il problema è se funziona. Cioè adesso faccio acquario. Faccio partire acquario, cosa succede? Questa è la grande domanda. Vai, Bisboc, vai. Io vedo perfettamente. Fluido, oh. Bellissimo. No, invece loro hanno un lag micidiale, quindi possiamo giocare solo a giochi a turni. Cosa abbiamo? Vabbè, dai, giochiamo noi due, basta. Infatti, a sto punto. Allora, devo però trovare allora, un sistema... Allora, giocando da solo non avremo il bonus stage, però amen. Pazienza, pazienza. Tra l'altro io vorrei segnalare a tutti quanti il tuo pezzo su acquario, così bello che io mi sono rifiutato di fare una recensione perché non posso leggere il paragone. Ma vai a quel paese. Te lo giuro. Ma non ti... Ho letto quello e vabbè, dai, è inarrivabile, che cazzo scrivo a fare? Ho abbandonato. Ma non è vero, dai, mi stai addolorando. Non mi no, te lo giuro, te lo giuro. Un pezzo fantastico, andatelo a recuperare su Outcast. Sei veramente un birichino, non fare così. Allora, io... Ok, qui adesso mi sape... non ce la posso fare. Non ce la posso fare perché lo schermo è... ma perché intanto lagga proprio il gioco. Quindi in realtà noi possiamo anche farlo, però lui lagga, capito? Quindi buonasera Mashi. Mashi, hai visto, è arrivato attratto da Clockwork Aquarium, ma poi sta TV che non ha mai dato un po'. Ma in realtà le premesse erano ben diverse. Sì, in realtà non dovevamo solamente giocare a Clockwork Aquarium. Allora, c'ho un problema, che nel senso che il volume, attenzione, forse ce l'ho. Sì, ce l'ho fatto, ho trovato il volume. Oh, non riuscivo più a togliere il volume del gioco, quindi soffrivo. Bene, vediamo se va. No, l'ho messo in francese, mannaggia, pure quello, pure in francese. Vabbè, facciamoci una partita. Ouvrir le jeu. È in francese, è andata così. Buonasera, che meraviglia stasera. Ogni tanto c'è qualche fastidio, Frank, che rompe la perfetta staticità. Fa conto che scatta perfino a me in OBS, lo vedo che scatta. Cioè, è bellissimo. È vero, no? Niente, ma scusa, non c'è un gioco. Aspetta, un gioco... Ma tutto anche giochiamo a Final Fantasy Tactics. Allora, Babi, questa presentazione fantastica dove il cattivo rovina il castello di sabbia del bambino è favolosa. È veramente bella, vero?
Adesso, scusa, l'ho tolto un attimo. Sai cosa potremmo giocare? Burnout Paradise, che è un gioco che anche se lagga, tutto sommato non ha importanza. Okami, il dio, vabbè. È bellissimo, cioè, gli rompe il castello di sabbia e ovviamente non si vede niente perché. Ragazzi, vi si vuole tanto bene, vi ringrazio. Chissà cosa stanno vedendo loro. Eppure io ho tutto a posto, fotogrammi persi zero, tutto a postissimo. Veramente bello. Comunque ringraziate l'Advent Show per tutto, per questo risultato. Niente, Allora, state. cioè, aspetta, riformuliamo. In Sì. cambio di questa sofferenza avrete l'Advent Show Esatto. perché Babic oggi ha investito tutta la sua energia per Esatto, ma non credevo, macinare cioè, puntate su puntate. non credevo che potesse essere così drammatico, capito? Cioè, nel senso. No, completamente. È tutto andato completamente. Guarda, io disattivo giusto per, così, per vedere se riattivandolo succede qualcosa, ma le possibilità sono veramente bassissime. Ok, adesso possiamo prendere questo, lo possiamo rimpicciolire un po', magari giocando in finestra tipo Spectrum o tipo Game Boy. Game Boy. Allora, ma il fatto che trasmetta 50 fps e non 60 fa differenza. Il Ger, vabbè, sì, potrebbe forse peggiorare le cose, ma non più di tanto in realtà, anzi, dovrebbe essere un po' più leggero perché andando a 50 fps dovrebbe esserci qualche stutter ogni tot, ma sicuramente non che non funziona Del un gioco cazzo. in mezzo a questo stat. Esatto, mi piace 4 fps. Vabbè, che Dio. Ah, facciamo una prova. Se io stacco questo, adesso stacco proprio, stacco il cavo. Ecco, staccato il cavo. No device. Adesso lagga? No, adesso non lagga, non c'è più niente. Cartolina di cannabis. Schermo tagliato. E il gatto comincia a miau. Chi ha fatto venire il gatto? Questo è lo stronzo. Non ce la faccio, ho un problema con il gatto. Mi fa impazzire perché miagola e fa nervoso, capito? In questi momenti arriva e fa miau, miau. Anche quando lavori, sei ancora miau, miau. Zitto. Poi è così bello, no? Sono belli, sono molto morbidi. Se il mio Decia. gatto vuole entrare. Vorrei mostrarvelo, ma c'è un pannello nero che impedisce la visuale, perché è veramente un mondo difficile. Allora, arriverà la serata, arriverà la serata, arriverà la serata. Adesso non lagga, benissimo, questo mi fa piacere. Quindi vuol dire che è proprio il computer che non riesce più nemmeno, neanche il gatto non ce la fa. Adesso lo riattacco, vediamo cosa succede. Adesso vedrai, no, perché io lo sto già vedendo il gioco sulla TV, quindi non ha nessun senso che d'altra parte c'è scritto no device, a Vabbè, meno sono che. tu e te lo racconti. Sì, allora guarda, ci sono due, c'è un ragazzo e una ragazza, dispositivo USB non riconosciuto. È arrivato al punto da non riconoscere più il gatto come dispositivo. Vabbè, il computer. Bellotta, lo sai che io ho bisogno di un computer nuovo, lo sai, arriverà questo computer nuovo, il computer non ce la fa più. Comunque, insomma, ragazzi, basta. Direi che questa serata ha dato tutto quello che doveva dare. Quel che doveva dare. Sì, cioè, quando arrivo a dispositivo USB non riconosciuto, penso che, cioè, che insomma, che. Vedete che era da fare podcast stasera? Sì, evidentemente. One Sì, moment, please. Comunque, okay, one dobbiamo moment. darci il podcast. Dobbiamo darci fuoco perché veramente qua siamo a dei livelli di esorcismo. Cioè, qua ci vuole Allora, l'esorcismo. aspetta un attimo, ora rimedio un gatto per alzare il livello Sì, della serata. questo piace. Aspetta un secondo, Adesso aspetta, de mi colpo si. attrezzo. Esatto. Adesso de colpo funziona. Però vedete, lo vedete che lagga, giusto? Des incidents mystérieux se produisent dans de nombreux endroits. C'est obligé. Regarde, le docteur Anguille et sa bande ont l'intention de conquérir le monde. Regarde, par conséquent, 3-0 sont arrivés pour déjouer leur plan. Essa, vieni. Merci, merci le mot Essa. mystérieux, merci Françoise Zambani, se répand Oh. au fond de la merde. Une Allora. tempête se prépare. Essa saluta Babic. Ciao, ma guarda che bella gattona, guarda che roba.
Ma perché ti si mette? Com'è che ti si mette là? Spiegami questa cosa. Il mio non fa niente. Da quanti anni ce l'hai? Testa da 6 anni. Ah, quindi c'è già un rapporto intimo. Ma fin dall'inizio era così o all'inizio era una stronza egoistica? No, guarda, piano piano si è affezionata, praticamente odia Francesca, letteralmente la odia, Ok. con me così. Ah. Ah, interessante. Quindi hanno anche sto fatto che possono Sì, affezionarsi. scelgono l'umano, è tutto vero. Sta facendo le fuse, prima stava piangendo contro la porta perché voleva conoscere Andrea Babic. No, Un po' come tutti stellina. del resto. Dov'è adesso? Voglio proprio prendere anche il mio gattino, fargli conoscere e magari fare una bella grigliata. Dove è andata? È andato via. Peccato. Essa. Peccato, peccato, è andato via. Comunque, acquario funziona, guarda. Se lo faccio partire, chissà cosa succede. Parte una musica dei volumi senza senso perché è quello che fa allagare, è la musica dei volumi fortissimi. Oh. Allora, io sceglierò il robot. Bello. Un po' Golden, guarda che bellezza. Ovviamente mi scuso con Shinichi Sakamoto che mi ha anche risposto molto gentilmente, ha anche condiviso Outcast. l'articolo, sì, è stato molto gentile, l'ho Beh, anche tradotto con Google Translate la parte in cui si parlava bene della sua musica. Mica scemo. Molto bella la sua musica, anzi, sai cosa? Invece di guardare il gioco che scatta, che bello, chiamo la comunque. colonna sonora, il passo Il successivo. passo successivo è fare un, ecco, è ascoltare la colonna sonora. Che figata comunque. Alayo, lui parla tantissimo. Ora stai buono. Questa cosa di super combo totali, bellissima. È strano il robot, è una scelta bizzarra. Ho appena scoperto tra l'altro che se ti accucci puoi evitare. Ho perso la testa, come si dice. Che bella la musica di sto gioco comunque. Veramente sei geniale l'idea di usare una techno veramente Yuzo Koshiro, no? Come stile. Ah, riprendo la testa, fantastico. Alla fine questo sarebbe stato il secondo, sto andando a memoria, non mi ricordo, Babic, il secondo gioco per System 18 a 3 giocatori nella versione inizialmente concettualizzata, perché c'era anche Alien Eh Storm. sì, eh sì, eh sì. Ma infatti secondo me era partito anche per quello. Non mi stupirebbe se Sega gli avesse detto, raga, abbiamo sto hardware, che ne dite di fare una roba a tre giocatori? Il problema è che sto gioco qua a tre giocatori secondo me sarebbe stato un incubo, perché Sì. già così è bello crammed, crammato. Ho sbagliato, Anche in solitario è veramente strapieno di input tra colori, eh sì. animazioni e quant'altro. Poi c'è tutte queste cose. Mi piace che c'è sta roba tipo bonus stage senza senso. Nel senso, cioè, non è arcade il fatto di darti delle cose che sono puramente per fare punti così. Guarda che bello. Comunque c'è anche del Parodius, c'è quel tipo di follia lì. Era un bel momento per il Cristo. Scusa. Sono morto. Guarda che bello che è comunque il personaggino. Poi salto sopra e lo distruggo così. Solo che non funziona. Tua zia, Madonna, è che non sono pronto adesso a giocare ai videogiochi moderni, no? Perché Moderni. c'ho ancora il fastidio del mister che mi ha piantato in asso. Ecco, E vattene, va. nel tuo piccolo ti sei incazzato. Sì, come le formiche, anch'io, Come le esattamente. formiche, sa. Qualcuno dice che gli sembra che il tuo gatto sia scomodo. Ma tu lo vedi decentemente? Lo vedi tutto scattosello? Come lo vedi No, io lo questo? vedo bene. Qua la musica è fantastica comunque. Poi tutte queste robe senza senso, bellissime, fanno impazzire. C'è un po' di tu crude dudes in tutto questo o sono io che mi. Questa grossezza dei personaggi in Dei relazione allo personaggi, schermo. questa possibilità di prendere un po' tutto. Sì. Che era un po' la cosa bella di quello lì alla fine. Era Sì. bello, Two Crude Dudes, sì. Sì, anche per le citazioni con non so, i Kiss alla fine del primo livello, roba simile. Sì, però. Ma su questo era veramente. Era un bel periodo. Secondo me è colpa di Capcom. Cioè, Capcom ha fatto Final Fight e ha mostrato che potevi impunemente mettere Andre the Giant nel tuo videogioco e nessuno ti faceva causa. Basta Sì. chiamarlo Andore e hai risolto i problemi. Cioè, è folle tutto sommato. Non è durato tanto, però. Penso che poi uno stuolo di regali. Vabbè, comunque, dai, io non posso stare qua a giocare a Aquario così. Perché no?
No, ragazzi, ma è inutile, cioè, cercare di fissare questo computer. È già un miracolo che abbia queste performance. Un computer di 6 anni fa, completamente spanato, che era caduto da un camion a Quedex. Insomma, vi ringrazio per la... Addirittura. Sì, non ha una scheda video. C'è cioè un computer che non si capisce neanche come fa a muoversi. Cioè, non ha una scheda video. Non so cosa vuol dire esattamente, ma mi hanno spiegato che non ha una scheda video. Non sapevo che potesse esistere questa cosa dopo l'Amstrad, toh. Cioè, un computer senza scheda video. Invece sì. Si può. Perfino l'MSX c'ha quelle schede video aggiuntive con cui far girare Ghost and Goblins. Ah, adesso mi sto sconcentrando pensando all'Amstrad. Non devo. Metti questi cosi qua in alto, perché li hanno messi? Mi fa impazzire. Ricordiamo che questo gioco doveva uscire 30 anni fa, ma non è uscito perché l'hanno mandato in sala giochi. In sala giochi ebbe delle test location abbastanza brutte e quindi niente, non è mai uscito. Suka. È uscito adesso su PS4, Switch e 386, non lo so. E poi muoio così, no, non ce la faccio, non ho la concentrazione per giocare. Bello. Un po' come il Titanic durante Ghostbusters 2, meglio tardi che mai. Esatto, esattamente. Ma Ghostbusters 2 era un bel film. Vediamo che altri giochi ho, andiamo a vedere qua, se c'è qualcosa in 4 terzi. Che brutta domanda, bruciapelo. Non è facile, guarda, c'è Super Mario Maker, c'è Celeste, Part-Time UFO, un gioco che mi guarda, piace. Guarda, Pac-Man in quelle miniature sembra Jack Frost di Shin Megami Tensei, quindi tutto giusto. Dov'è Pac-Man? Qui? Sopra, guarda. È vero. Con quella doppia scia sembra sì, Jack sì, Frost. Sì, è vero. Chissà cosa ci fa, tra l'altro, Jack Frost lì. Ah, giochiamo a qualcosa che scatta, così non abbiamo problemi. Giochiamo a City Connection Rocket. Che io non ho mai visto. Ah, allora, attenzione, Big Emotion. Golden. Goldenissimo. Bello segato, come piace a noi, a sinistra e a destra. Potrei quasi fare una pazzia e fare trasforma e fare ripristina la cosa originale. Esatto, così almeno abbiamo una roba. Questa finestra non era stata prevista per 16 noni, ovviamente, quindi... Però guarda che bell'effetto che fa. Praticamente, cosa hanno fatto... Vivi in un mondo dove ti serve la scheda video più per streamare che per giocare. Ma perché serve giocare? Io non credo che serva giocare a questo punto della mia vita. Io ho giocato abbastanza. Tutto quello che devo fare è trasferire la mia conoscenza ai creatori di Cyberpunk 2077 affinché facciano bei giochi. Allora, questo è City Connection Rocket. City Connection Rocket è uscito sui cellulari giapponesi. G-Mod. Uscirono questo e Momoko 1200%, che ho entrambi comprati facendomi un account giapponese, comprando le schede punti Nintendo giapponesi in Giappone via interposta persona solo per giocare a questo gioco del merda. Adesso ditemi voi se è normale. Ah, però è della saga di City Connection. Certo che quella è Clarisse e c'è tutta la grafichetta bella rovinata da come si dice da cellulare giapponese. Giochiamo a Sotomajo. Oh. E qua questa bella musica non è più una Honda Civic, è una Civic senza diritti praticamente. Sì. Manca una 500. Puoi fare tante cose, puoi spaccare le macchine, puoi raccogliere delle cose. Devi raccogliere le casse, è molto meno sexy che raccogliere le casse che sì. Contengono valigette. Ma però non io... puoi più colorare il manto stradale, non praticamente? Non colori più il manto stradale, tutto quello che puoi fare è tirare, inspiegabilmente, senza che faccia niente, lei sta tirando dei bidoncini di roba che non ha nessun senso, e il gatto c'è sempre. Fondali allora, orribili... Per pura curiosità ho acceso il cellulare per dare uno sguardo allo stream e... Mi sembra abbastanza fluido. Beh, il gioco non è fluido, perché è un gioco per cellulare del 2006, quindi il gioco non è fluido, quindi in teoria se lo vedi diciamo a 20 fotogrammi al secondo se ne è giusto. Quindi il gatto si è paracadutato. Sì, non ha nessun senso. Niente ha senso. Niente senso. Le musiche hanno quell'effetto un po' OPL che non è malissimo, però insomma comunque... Suka. La roba digitalizzata è orribile, ma anche la grafica è orribile, però c'è Clarisse. Ci sarà un tasto per far apparire Clarisse? No, c'è un tasto di pausa. Va bene.
Allora, cosa devo fare ancora? Forse devo distruggere delle piattaforme. C'è un gatto. Guarda, le piattaforme rosse si possono distruggere, vedi? Però... Il leitmotiv della serata sono i gatti. Sì, l'unica cosa che ci sta salvando. Sì. Ah. Ma andando in su salti, però premendo fa il missile. È tutto sbagliato anche come sistema di controllo. Per quello mi piace. Essa vuoi scendere? No, sì. Questa rimane sulle spalle fino a domani, vabbè. Tra l'altro spara in automatico senza che nessuno gli abbia chiesto. Cosa devo fare ancora? Rest, devo raccogliere ancora una valigetta, forza. Ha un sistema di controllo sodomita proprio. Ma non bello, non quella sodomia bella di Choaniki. Quella che è solo dolore. La sodomia bella di Choaniki. Vabbè, c'è quella bella, cioè, nel senso, c'è chi piace, adesso io non sono un grande stimatore, devo dire la verità, in generale proprio, adesso non voglio... Cioè, non, però, insomma... Però insomma non funziona un cazzo, scusami, cioè non va su. Spara a caso, da solo. Ma chi ha fatto sto gioco? Un imbecille. Sei sparato missili senza motivo. Sì, no, ma li spara da solo, non li sparo io. Poi la musica si interrompe, meno male che non la sentite bene, perché... Ah, tipo, sei il loop rotto perché non erano riusciti a far loopare la musica. Oh, guarda che ci sono. Colpisco quello, prendo una valigetta e se Dio vuole ho finito. Vai, ho finito. No. Ah, no, rest sono le vite. Ancora due valigette, dai. Ci siamo quasi. Tanto c'è anche un sacco da andare su. Eccolo, bravissimo. Dove sono le valigette che mancano? Dan, tu che conosci molto bene questo gioco. Sì, guarda. Cioè, mi spara missili da solo. Ma che cazzo? Eccolo, l'ho visto. Ecco. Volevi un gioco che non conosco, eccolo. Ma è incredibile. Attenzione, questa è una notizia, però. Sto giocando un gioco che Daniele non ha mai giocato. È la prima volta... Mai giocato. È la prima volta in assoluto che succede. In realtà, siccome hai fatto bene questa specie di boost super salto che hai, vedi, puoi fare anche così. Non sarebbe male, potresti fare cose. Enter, e la musica. Tu la senti la musica? No. Sì, sì. Cioè, senti il bruttino. Dov'è l'ultima valigetta di merda? Cioè, sarà sotto, sto punto. Anche se quindi se adesso fai cose davanti alla Statua della Libertà non succede nulla. Cosa che succede? Oh, magari succede. Oh, invece magari hanno fatto un gioco orribile ma tutto giusto come segreti, lore, sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo, ma non lo sapremo mai. No, posso provare se vuoi sparare. Vabbè, questo era bello, ci è piaciuto. Continua. Next, la bandiera francese vuol dire che è il livello successivo in Francia? È un'informazione originale? È un'informazione importantissima che loro ti vogliono dare. Grazie Tessa, stai degli ascogliosi. Però qua c'è un 7, ah non posso, queste sono modalità che si aprono solo dopo. Vabbè, comunque bello ma non ci vivrei. Proviamo invece a vedere a questo punto un altro importante cameo di Clarisse. Uno ovviamente è qui e comunque qua si parla di roba. Ricordiamo che ieri Bisbosch promise: io e Dan stiamo ordendo una grande puntata per domani, quindi tutti i nostri sforzi sono concentrati lì. Tutto vero. Ma ci fai ancora in che... What the fuck. Ah, ok, Game Tengoku 2 praticamente. Ah, Cruising Mix Special. Eh certo, perché c'è Clarisse. Oh. Ah, da. Arcade Mode Plus. Per poter c'è giocare anche il fan service. C'è anche Clarisse, che però è minorenne, quindi non c'è per fortuna. Sì, no, assolutamente service, no. Normal Mode, vai. Normal Mode. Sì. Game of Stato. No, ma chi è questo? Vai via. Ah, però attenzione, quello di Basis Loaded. Sì. È una roba. È una roba. Vediamo che altri personaggi sono. Janus with Fighter X, che non lo so sinceramente, sarà forse nativo. Seila con Pupera, cioè il suo veicolo si chiama Pupera, che sembra tusciare le puppe a pera. È una roba. Questo qua è chiaramente quello di Coso, di Coso? Buta-san. Buta-san non è male.
E poi c'è anche Momoko. C'è anche Momoko. E anche Miki e Misato. Perché questa c'ha una catena gigantesca di metallo al collo? Non lo vogliamo sapere. Non vogliamo saperlo. Però se voi buffi giapponesi. Comunque, secondo me, il biondo è il pilota di Exerion, io dico. Potrebbe essere. Tatsujin. Comunque, Luca Fire dice, ti ricordi che i diritti di City Connection sono in vendita? Ecco, ti dico che sono un bel po' proibitivi, cioè sai quando dopo mi racconti. Va bene, io direi che comunque è obbligatorio scegliere Clarisse. Sì, sì. Ah. Cosa sta succedendo? Cosa? Era un glitch. È diventato tutto pixelloso, poi improvvisamente c'è una donnina di scinta. C'è lei che cosa... Non riesco a trovare... Non riesco a trovare... Ma perché sono donne di scinta? Aspetta, salvo la situazione. Salvo la situazione con un rapido show and tell della versione Saturn di Game Tengoku. Vediamo un po', vedi, bella, abbondante, grande, gigantesca. Vediamo cosa c'è dentro questa confezione. Vedi, improvvisamente... Comunque mi hanno spiegato che non funziona praticamente, quindi ecco, facciamo così, molto meglio. Con la musichetta sotto però. A parte il gioco che ho messo via naturalmente, ma c'è una fantastica videocassetta con interviste, pezzi in stile anime, narrativa in stile anime e anche long play. Ora, io non so se questa roba è disponibile online, ma se qualcuno avesse la tecnologia, capirai, tecnologia, però quantomeno la competenza per trasferire in un supporto un attimo più moderno, no? Più sì. Fruibile a tutti quanti, io la spedisco volentieri e contribuisco alla condivisione e preservazione senza problemi. Quindi... Scusa, mi vuoi dire che se non vai in uno studio fotografico... Ah, ma NTSC pure, quindi figurati. Esatto. Niente. Quindi, se qualcuno volesse avesse la tecnologia, mi contatti e ci adopereremo per condividere e tramandare i posteri questa videocassetta. È anche una... Allora, diciamo di vedere un collegamento di 15 anni fa con MSN, mi fa molto piacere. Guarda, se io adesso disabilito il gatto, di colpo non scatta più. Non preoccupatevi, ma non potete cercare di risolvere, ragazzi. Siamo ad un livello cioè, ormai di psicofollia. Cioè, non si può più pensare di, aspetta, forse il problema della scheda, forse il problema... Siamo su un altro pianeta, siamo nella dimensione insondabile del nulla. Comunque, videocassetta, VHS e NTSC. Di 20 anni fa, di 25 anni fa, di quanto tempo fa è la? Sarà del 95. E quindi forse bisogna anche dare una scaldata perché il nastro 97. Hanno più, hanno meno. Va bene. Comunque, hanno detto che non si può, che purtroppo questo gioco non funziona perché non ce la fa. Non riesce a. Possiamo giocare a Gorogoa, che è un gioco statico, quindi praticamente non si può fare niente. Però. Forse possiamo guardare ancora Momoko 1200%. Secondo me questo potrebbe... Grande, subito. Cioè, quindi li hai comprati tutti, vai. Certo, io sono una persona seria, anche se non sei. È giusto. Esatto. Allora, Exa dice che potrebbe essere in grado di fare la conversione della cassetta. Tra l'altro io volevo... Allora, Exa, ci sentiamo. Oh. Dai, tramandiamo questo bel pezzo di storia dei videogiochi, dai. Benissimo. Allora. Ah, parlano solo con le aziende non con privati, cioè non puoi rifare City Connection su Plus 4 pagando un tot, e per l'intero pacchetto citazioni si parte da 5 cifre in su. 5 cifre... Comunque, City Connection su Plus 4 fatto da Luca Fire, cioè, io pago tranquillamente. Io lo comprerei, però parla di 5 cifre vuol dire tipo $10,000. Cioè, tu quindi, devi pagare, diciamo che l'acquisto da parte mia e tua non copre le spese iniziali. Sospetto, infatti, perché poi bisogna anche farlo il gioco. Però è bello che il pacchetto citazioni, questa cosa è interessante. Allora, quindi, vediamo un po' che cos'è Momoko 1200%. Perché dice, era brutto City Connection, ma magari questo è bello. Va bene. Ovviamente se scatta di nuovo a bestia, ma non ci si può fare niente, ragazzi, è andata così. E praticamente tu sei questa ragazza
che è super ingessata praticamente, veramente qui si vede l'hardware del cellulare giapponese Sì, d'antan. lei praticamente l'unica caratteristica che ha è avere questo sparo che tanto puoi scegliere se avere, puoi fare delle cose, puoi far apparire lei che lancia degli ananas, se vuoi. Cioè, tipo ogni tanto li spara in direzioni senza senso. È tutto senza senso. Tipo questo muro, tu Sì, fai ma così. poi i nemici, perché? C'è il momento underage in cui... No, no. Non ha Cosa? senso. Non ha Non ha senso, senso, non ha senso. effettivamente. Ma poi io vorrei sparare non in quelle. Oh, fix. Tu puoi Ok. scegliere. Puoi scegliere. Spari in automatico, ma puoi scegliere se spari in una direzione automatica oppure semplicemente distrugge delle casse della Yaleco, che adesso, della Yaleco, della Jaleco, che non posso distruggere perché ovviamente ho messo Forse lo sparo corrispondeva al tastierino del cellulare giapponese, può essere? penso di sì. Vai! Colpisci! Niente, queste mura non riescono a crollare sotto il peso della mia. Sono un po' come le barriere della fabbrica di droga di Robocop. Effettivamente il layout è molto simile. In realtà ora va benone. Dicono che chiudere e accendere il layer ha aiutato. Ma aiuta anche il fatto che sto E gioco. allora la serata entra nel vivo, poi. Esatto. Maratona. Maratona. Ok. Questo è il Niente. momento di Strider 2. Basta, smettila, continua a lanciare ananas. Devo ammazzare ancora. Pensa che è divertente. Devo ammazzare ancora 40, 46 40 nemici. nemici con la testa da pomodoro. Che cos'è? Che cosa hanno in testa, Babic? Sono Non dei riesco a polipi. capire. Sono dei Ah, polipi. ok. Sono dei polipi giapponesi proprio. E cioè, ci vuole tantissimo per buttarli giù. Cioè, fatto, è un gioco. Tipo, è come trasformare un. Non capisco perché le mie granate non funzionano. Non funziona niente sostanzialmente. Vabbè, comunque è bello. Sono arrivato al quinto livello una volta. Pensa il dramma. Pensa che dedizione. Jaleco is stronger than Brugna, però questo è vero, come dice. Sì, È una sempre. bella. Forse fare un'altra canzone, Luca, fare intitolarla Jaleco is stronger than Brugna. Jaleco is stronger than Brugna, you know. Non è male, tipo We Are Living, guarda lì là sopra come ballano gli schifosi. Puoi prendere le Sì, merda, come scale. stanno felici. Esatto, non c'è più, non c'è più. C'è poi anche questa cosa inquietante, uomini con maschera da polipo all'asilo. Non so se è una cosa bella, cioè a me suona un po' male. Ma guarda In che c'è effetti. un armadietto. Tanto tu puoi, dando due colpi di cellulare, fare questa bellissima e inutile Ah, slide. ok. E quella Ma slide puoi. pensavo. Ah, c'è lo. John Woo. Sì, è John Woo praticamente. Ma puoi entrare anche qui dentro le porte. No, non puoi fare niente, è un gioco di merda. Ah, quindi è un gioco di merda. Sì, è proprio Allora non orrendo. era solo un'impressione. No, fa proprio schifo. Però ho voluto spendere questi soldi per comprarlo lo stesso, mi è piaciuto. Era giusto, è giusto, sì. Esatto, Luca Fire dice, non è che va benone, è solo un rapporto frequenza-output favorevole in questo emulatore che va a 10 frame al secondo. Veramente, Ok. 10 no, ma 20, 15. Va bene, quindi possiamo giocare al laboratorio di videogiochi oppure finalmente completare questa raffinata ricerca. Aspetta, però vedo che hai gli emulatori. Magari se facciamo partire gli emulatori console, ma non credo che ci siano i giochi che ho messo nelle cartelle. Possiamo provare, ma la vedo un po' difficile. Non Vedo credo che ci sia Choaniki tra sarebbe i giochi bello, però. messi a disposizione da Nintendo. Però sarebbe bello, sarebbe bello. Allora, vediamo un po'. Undercoders presenta un gioco comprato in Giappone. E la cosa fantastica è che se tu compri Konga Master in Occidente, non c'è Clarisse. Se tu lo compri sul market giapponese, c'è Clarisse. E non solo c'è Clarisse. Allora, storia. Infinito. Infinito. Prendiamo proprio Clarisse. E giochiamo al Secret Flamingo, va bene. Lo conosci questo gioco? È molto bello. Praticamente tu sei Clarisse e devi avvicinare. Danza. Che danza. E devi avvicinare persone e convincerle a fare il trenino con lei. Beh, tipo questo, mi sono avvicinato a lui e adesso lui dice: ah, interessante questa cosa del trenino. Tu li giri un po' intorno. Sai che potremmo andare all'inferno per molto meno. E via! Ah, c'è una Bye bye. punk! Ciao amica!
Il problema è che fai il trenino con una underage. Esatto, anzi, fai il trenino con Poison. Guarda, c'è, perfetto, c'è Poison. E chiaramente Poison. Solo che questa versione è lentissima, cioè, tipo, però più persone hai, ovviamente più è bello. Adesso andiamo da lui. Guarda che c'è anche un pulitore. Maledetto. Il pulitore mi distrae. Oh, qua c'è un Kiss e Elvis, perfetto. C'è anche un maiale. Il maiale non mi ricordo cosa fa, ma tutto quello che mi piace. Sì, c'è un po' tutto quello che ti piace. Questo è un gioco occidentale, ma in Giappone hanno pensato di metterci anche, dai, forza raga. Ok, Kiss. Allora, praticamente è la versione attuale di Disco Number One di Data East. È Babic. Molto simile, non mi stupirei se non si fossero ispirati, comunque. Cioè, gente che poi va in Giappone e dice: "Voglio avere Clarisse nel roster e pago 10.000 euro per avere Clarisse nel roster". E appunto, se compri la versione in giapponese è in italiano. E quindi hai Clarisse il gioco in italiano, cioè non ha nessun senso. Guarda, c'è un gatto. C'è un gatto, non sapevo che il gatto si potesse unire, veramente? Sì. Ah, però devi muoverti, se non ti muovi il gatto non si unisce. Perché non conta. Non è facile unirsi al gatto, eh. È una modalità che non ho mai provato, perché se io gioco la modalità storia. Ma non riesci a convincere il gatto a unirsi a te? Eccolo. Oh. Ah, Fantastico. Musica eccezionale. Secondo me parte anche lo strike adesso di Twitch, perché è una canzone che esiste. Mi sembra il minimo. In questa serata fantastica. Potevo prendere anche Freddie Mercury, ma devo prendere prima un po' di energia con questi ragazzi qua. Perché vedi che ogni volta che faccio aumento il trenino, aumenta lo slancio, il momentum. Aumenta il momento. Vieni, Freddy. È un gioco eccezionale, comunque lo consiglio a tutti. Eccezionale. In realtà adesso qui è endless, quindi non è proprio semplicissimo probabilmente capire come gestire. Ah, dimenticavo che puoi anche battere le mani. C'è anche un maiale, tra l'altro, insieme. E qua comincia ad esserci un sacco di gente. Quindi tu gli vai vicino, ti fai notare. Esatto, e dopo rompendogli i coglioni, girandogli attorno, cioè, a un certo diciamo punto le cose loro... come stanno, sì, li convince a unirsi a te. Li convince a unirsi a te, esattamente. Ok. È una roba bella. Diciamo che qui è un po' più semplice, ma anche più complicato della modalità storia. Va bene, comunque è bello. C'è anche, bello, tra l'altro, bello. C'è anche un livello con la musica di City Connection. Anzi, adesso lo cerchiamo. Scusa, cioè. Stai sniffando colla? Cosa stai facendo? Ti sto sniffando colla. No, che Michael, Clarisse sempre. Quale potrebbe essere? Popolon? Vediamo. Sì. Oh yeah. Oh yeah. Versione però super ovviamente funky, sì. Trenino. Tra l'altro scatta perfino la musica oggi, cioè nemmeno lo switch funziona. Secondo me c'è un grandissimo problema di voltaggio in questa zona, non me ne sono reso conto, e sta per esplodere la casa. Io sono qua serenamente che... Questa è veramente colonna sonora definitiva per il cenone di Capodanno. Beh, questa, sai che sì, questa sarebbe da trovare, ma più. Questi non vogliono partecipare, sono i soliti loffi. Questo balla davanti a uno che legge il giornale, mi sembra un'idea veramente. Prendiamo queste due. C'è della storia. Sì, c'è della storia. Nel Cristo che però mi sposta di lato perché. E usa solo due. Usa i dorsali praticamente. Per sterzare. Questa è vaghissimissimamente Uma Thurman, ma appena appena. Io il problema è che non riesco a chiamare Uma Thurman Uma Thurman, ma continuo a chiamarla Uma Truman. Penso per via di Truman Capote, ma non sono sicuro. È giusto, è giusto. Perché questi hanno deciso di mettere Clarisse nel loro gioco? Questo che non capisco. Cioè, che bisogno avevano queste persone sane di mente di fare questa operazione? C'è anche un coccodrillo, fantastico, tra l'altro. Comunque, tu scherzaci, ma Clarisse ha salvato la serata. Adesso è una serata bellissima. Eh sì, perché Clarisse addolcisce tutto. Vorrei esagerare. Una
bellissima, bellissima. Bellissima, forse. Bellissima. Bellissima serata. Guarda quanta gente c'è lì. Adesso posso andare. Facciamo un maratona di Conga Master Cruising, però. La versione cruising è importante. Comunque continua a essere super scattoso. A quanto pare sì, però io lo vedo fluidamente. Sono serata un po' intima. Noi vediamo tutto bene. Esatto, io vedo tutto bene. Qui sto facendo, c'è tra l'altro segnalo una scimmia giocoliera sopra una pedana. Ma qua può andare avanti veramente all'infinito. Cioè, cosa può succedere che va storto? Ecco. In una serata in cui è andato storto tutto, esatto, praticamente. Sta andando storto, adesso comincia la gente a incazzarsi qua, mi buttano fuori perfino da un bar virtuale, la tristezza assoluta. Vabbè, che tristezza, andrò su. Qua c'è altra gente, vabbè, se avete capito comunque, la musica l'avete sentita, avete capito. Abbiamo ancora due minuti. Non è che vi stiamo cacciando. No, certo, assolutamente, punto. Assolutamente. Benissimo, con questo bellissimo trenino vi saluto, vi auguro ogni bene, è stato bellissimo. Tac, e sto riempiendo tra l'altro la mia history di giochi dello Switch che mia figlia sì. Ma che cazzo stai giocando, sei rincoglionito. Vabbè, Hades è bello, però Hades è molto bello. Capolavoro, veramente, veramente bello, veramente c'è figo. Un loop. Non sono riuscito a farmi piacere Cadence of Hyrule, questo un po' mi secca perché dicono che è tanto bello, ma non mi ha convinto del tutto. Ni no Kuni non ci ho giocato, mi sono rotto le balle dopo 5 minuti. Okami è sempre Okami, insomma, è un gioco non bellissimo, ma bellissimo, cioè ha quel problema che non è perfetto. Esteticamente, Wow, farebbe Wallone, wow. Celeste, tutti quanti i premi, la storia, la narrativa, taffanculo. Solamente perché parla di topic interessanti, secondo me è una bella narrativa. No, ha il coraggio di parlare di topic interessanti, ma lo fa in maniera superficiale, banale e qua e là. Quindi per piacere, Celeste, veramente, lasciamo stare. Platform della Madonna, level design bellissimo, però dire che è bella la storia, cioè, non è che solo perché affronti un certo tema automaticamente lo fai bene. Ecco, scusa, questo esatto. Rant, però, cioè, mi sembra incredibile. Sai, no, Wild Hearts non ho mai fatto partire, ma visto che va malissimo tutto quanto, non penso che sia il gioco adatto. È un album musicale giocabile. E Game Dev, ecco, questo potremmo giocare. Game Dev Story, il demo, proprio quella poverata, il demo. Il demo di Game Dev Story. Perfetto. Oh, questo può scattare. Che serata! Che serata, ragazzi. Giochiamo, continuiamo, anzi non so neanche dove sono. Puzza Games, va bene. Puzza Games, ok, ecco qua, una giornata tipica. Ne hai mai giocato questo sul cellulare? No, non ci ho mai giocato. Ah, è molto bello, praticamente tu sei in Giappone, hai una game dev Zaibatsu. Non mi interessa, io non sono un giocatore di giochi strategici. Benissimo, comunque loro sono loro che programmano. Sì. Oh, il nostro primo gioco è finalmente completo. Oh, questo gioco sembra avere un ottimo suono. Sarà un successo. È proprio il nostro prodotto. Va bene, guarda. Ah, bene, guarda, zero bug, suono 35%, grafica 24%, creatività 19%. La recensione di Marcoletta, tipo, ti odia. Esatto, cambiamo il nome. Come lo chiamiamo? Odio la Int. Odio gli dei. Bello. Odio gli dèi, secondo me creerà controversia e avrà successo. Odio gli dèi, vai. Tutto maiuscolo però. Se no non è vero odio. Odio gli... Però questo quanti anche con 4 frame al secondo puoi trovare qualcosa da fare. Scrivere odio gli dèi. Non sta scrivendo. Dio Madonna. Vedi che gli odio. Li odio perché non mi ascoltano. Odio gli dèi. Dai, in cambio avete l'adventure. Esatto, in cambio avete l'adventure. Prendetela bene. Odio gli dèi. Oh, lanciamolo sul mercato, vai. Piace. Odio, PC Game, odio gli dèi. Va bene. Ship. Recensioni. Mi piace questo tipo di gioco. Troppo breve. Buona idea, mi è piaciuta. Che cavolo è? Beh, dai. Famitsu è proprio la cosa Famitsu a 4, no? I 4... Sì. Vabbè, 17 è buono, no? Su Famitsu.
Beh, sono un po' basse, ma nessuno ascolta i critici. Giusto. Vediamo come fa. Guarda che il gioco è molto carino in realtà, eh. A parte questa musica insopportabile. E questa ricchissima demo dove ti porta, praticamente? Ah, ti permette di far tipo 3 anni. In realtà è lunga la demo, perché poi vogliono che tu preservi il salvataggio e continui a giocare, praticamente. Ah, ok. Non succederà, perché sono sempre morto prima. Ah, il nostro gioco è finalmente in vendita. I nostri fan stanno aumentando in giro per la country. Ci dovremmo fare un po' di pubblicità, giusto? Guarda, tipo guarda... Psycho Pigs UXB. Quella avrebbe successo. In copertina del 2D Day, tra l'altro, c'è una specie di principessa aliena col seno nudo, con un robottone dietro, come in Game Over. Odio gli dei, first week sales has just come in. Beh, oh, Rojo. Oh, abbiamo venduto 12.000 unit. Cioè, buttamela via. Non siamo in classifica, però. E intanto loro guarda, si vedi, loro lavorano, vedo, imparano scambiandosi le idee, aumentano il loro knowledge. E intanto siamo, guarda il profitto dell'anno come sale. Partiamo da 22.000 in negativo, però è buono. Vabbè, potremmo cominciare un nuovo progetto. I'm bored, non ha niente da lavorare, avete ragione. Develop, new game. Questa volta lo voglio per console, però. Per Microx SX. Fantastico. Microx SX, vai. Subito. Negoziamo. Allora, grazie per aver applicato per fare un gioco per Microx SX. Non avete abbastanza capitale. Vabbè, dai, vi diamo una licenza, uno sviluppo lo stesso. Promuovete la nostra console. Buona fortuna. Grande. Beh, bello però, scusa, è una roba. Ah. Microx SX. Genere? Racing, no. Che schifo, cioè, solo questi giochi qua possiamo fare, dai. Sì. È tristissimo. Table che cosa sarebbe, praticamente? Penso a un gioco da tavolo, tipo Game of Life, come si chiama, Itadaki Street, quella roba là, credo. Ho capito. No, no, però è il più Jones facile. In the Fast Lane. Sì, non funziona. Facciamo racing, 160.000 dollari, tipo animale, con i pirati, un racing game con i pirati, è un'idea, eh? Konami l'avrebbe fatto, direzione che quality. È praticamente Mario Kart. Con i pirati, però. Con i pirati, quindi con il boss del primo livello di Parodius. E famolo veloce, vai. Ma sì. Non hai abbastanza soldi, vaffanculo. Abbastanza soldi, hanno detto. A me. Lo stronzo. Veramente, che delusione. Va bene, va bene. E li sblocchi dopo, Luca Fire, gli shmup e i fight. Cioè, dopo sblocchi tutte le cose, ma all'inizio puoi fare solamente cose un po' così, un po' sfiguzzo, secondo loro. Io volevo fare un road fighter con i pirati. Non ha funzionato. Che bella idea. Vabbè, comunque guarda che panorama bellissimo. Ci sarebbe l'ultimo gioco... Sarebbe da far andare City Connection per Switch, ma il problema qual è? Che questi qua hanno i frame con il latte alle ginocchia, quindi è completamente inutile. È vero che sto computer è acceso ininterrottamente da 4 giorni perché stavo scaricando delle cose, quindi potrebbe essere anche quello che è un po' affaticato. Questo spiegherebbe molte cose. Spiegherebbe anche la presenza. Tanto vedo che lì sulla sinistra è, ecco, uno dei giochi più belli di sempre. Più bellissimo. Almeno nella libreria di Switch. Beh, da guardare così è bello, eh. Cioè, comunque la libreria è una persona profondamente disturbata, secondo me. C'è anche un corso di giapponese orribile, 4 euro mai spesi. City Connection e Heroic Episode sono gli ultimi giochi che ho giocato in ordine di tempo. Una vergogna. Scusate, Game Dev Story, però. Vabbè, allora, prima cosa, la prossima volta, niente, c'è un computer nuovo, io non voglio più streamare questo computer, è impossibile, è veramente una fatica bestiale, cioè non posso far andare il MAME perché si inchioppa il computer, capito? Va bene, se occupi tutta la CPU per il film con i furry, però, noi che ci possiamo fare? È che non posso neanche mostrarveli, peccato perché è un'idea molto bella, i protagonisti siamo io e Dan, vestiti con dei grandi costumi da orsacchiotti pelosi, e abbiamo le zampe pelose. Sì, abbiamo le zampette pelose, però dentro abbiamo messo dei sassi. Quindi diamo delle pacche sulla spalla alla gente e li uccidiamo. Questa è la trama del film.
Si chiama Furry Horry. Va bene, quindi adesso non giocheremo è a tipo Secret. l'horror dei Banana Split, Esatto, praticamente. Che esatto, brutto esatto. film, madonna. Esatto. Però la versione italiana, infatti io sono vestito da Asphy Duncan e tu sei vestito da Tenerone. Questa è la... Anzi, come si chiamava quello di Audience? Sai che in Audience Gianfranco D'Angelo aveva un costume simile al Tenerone, ma più brutto. Oddio, non me lo ricordo. L'ho rimosso, Bianco. Babi, cioè, non farlo, non ricordarmi cose. No, no, Ex, ma figurati, lo so, ma Fabio mi ha già detto, mi aveva già promesso il computer mesi, mesi, mesi fa, ma ovviamente c'è una penuria una penuria di CPU, di GPU, di PCU, di Q, quindi è tutto, lo so che avete in cuore il PC, quindi sono sereno e affranto perché semplicemente stasera non ha funzionato. Il bellissimo progetto che avevamo studiato per mesi con Dan, questo progetto Dettagliatamente. dettagliatamente, sapidamente cesellato in tutti i suoi dettagli, purtroppo è andato storto, però come tanti grandi dischi del passato che non sono stati mai pubblicati, come tanti film che sono stati cestinati, come Clockwork Aquario, ecco, questa serata è un po' Clockwork Aquario, tra 30 anni, 30 anni. esatto, quando avremo tipo 75 anni, no, tra 30 giorni o tra 30 mesi, la faremo e sarà la grande serata perduta di Kenobispoci. E va bene. Cosa posso dirvi? Posso dirvi che è stata una serata bellissima. Bellissimo parolone. Madonna, pensa se eravamo in home, lo stress di essere in home con 300 persone che dicono: no, ma che cazzo sto a guardare? Invece così siamo tra noi, tra Ma amici, non sì. so quanti eravamo, non ho più di idea. Spero una decina a questo Credo punto. una decina, veramente temerari. Oh, Quindi, peccato perché è almeno 2 mesi che pensavamo stasera. sì, 2 mesi quest'anno, ma poi per non parlare degli altri 5 mesi nel 2017, 8 mesi nel 2015 e 27 mesi nel 1972. Quindi, guarda, pensa Luca Fire, pensate che il PC che io uso sta per compiere 19 anni, 172 ore connessi, perché siete dei voyeur. Grazie ragazzi, grazie per la vostra compagnia indicibile, ovviamente potevamo anche chiudere, ma sapendo che eravate qui e che volevate, no, Sarebbe stato sarebbe scortese. stato scortese, non voglio dire che eravate qui per ridere alle nostre spalle, non è assolutamente così. Ti ho parlato di Galaxy Twin Invaders, l'inutile, vabbè. Va bene, ragazzi, è stato bello perché c'eravate voi e perché c'era Dan, soprattutto con la sua voce calda a tenere su gli inni al Signore. No, come rifacciamolo presto? No, Ma aspetta. no, per l'amor del cielo. Non Non così. facciamolo più. Non così. Non così. Ecco, lo facciamo. Va bene, va bene. La penuria di chip ci ha scoreggiato, infatti, esattamente. Buonanotte, buonanotte e ci vediamo con Keno Bisboc, col piano Bisboc sicuramente questo weekend. Sarà un piano Bisboc molto bello che sto preparando da molti mesi, quindi appena metterò il pianoforte, tutte le corde esploderanno simultaneamente. Effettivamente, perché domani è giovedì. Domani è giovedì, dopodomani è Io venerdì e non avendo questo... lavorato adesso avevo la mente fissa. Cazzo, domani è lunedì. Invece no. No, domani è Vecchia giovedì. volpe. Ah! Ah, domani è giovedì. Win. Win. Domani Advent Show, mi raccomando, anche perché stanno arrivando delle puntate molto interessanti. Io mi ricordo assolutamente quali, però sono molto interessanti. Ragazzi, vi saluto, buonanotte. Se vogliamo fare uno streammetto, inviterei Ed. Sì, Ed. Ed è il mio sceneggiatore in ufficio, Ed. Ex. Inviterei Ed a fare un ride. Ma come è serata stupenda, il Manuro? Ma non è vero. Non è vero, è stato un disastro, però grazie, grazie per la Da compagnia. Cioè, dimenticare, ragazzi. nel senso, noi siamo sempre ottimi, su questo è ovvio, perché siamo come due vecchi leoni di Hollywood, come Sean Connery quando ha cominciato a invecchiare come il vino buono, e su questo non ci piove. Però diciamo che tecnicamente parlando non è stata Poteva essere esattamente... fatta un attimo Poteva meglio. funzionare, se non altro. Va bene, Poteva io... quantomeno funzionare, sì. Esatto, poteva... Urca miseria, veramente un cazzo, adesso lo vedo il flick. No, niente, proprio... Ma che cazzo, è veramente strana sta roba comunque. Allora, io volevo raidare, mi appaiono delle parentesi, figurati. Dio, madonna, di Dio, non riesco neanche a raidare, cioè la tastiera è bloccata, non funziona niente.
Niente! Cioè, non funziona più il computer, tastiera bloccata. Oh, Gesù. Non, cioè, non riesco. Non riesco a chiudere la diretta perché non funziona. È bellissimo. Cioè, non funziona anche contro il calcio. Tipo, tutto frizzato per tenere su questo stream. Oh, grazie, Exa, che usa, ha raidato Gidano, quello delle sigarette Gidanes. Ciao ragazzi, ciao. Adesso, ciao, grazie della serata. Io non lo so, non so se è partito, se non è partito, non capisco niente, è tutto bloccato, quindi non so neanche dirti se il raid è partito o no. Grazie ragazzi, è stato bello lo stesso. E niente, adesso cosa devo fare? Qua c'è una specie di cimitero di tastiere, di joypad, di robe, tutto buttato per terra, tutto rotto. Secondo penso che comunque lo streaming sia passato a Gidano ufficialmente. Ah, bene, bene. Beh. Io